Frate Giovanni Salvatore Maria Cafagna ha pronunciato la sua professione semplice nell'ordine dei Domenicani. Dopo il periodo di noviziato, il giovane frate di Margherita di Savoia ha promesso povertà, castità e obbedienza davanti a Dio e ai superiori, come ha lui stesso affermato. Quei voti ha assunto il nome religioso che è composto dal suo nome di battesimo, Giovanni, più i nomi del Santissimo Salvatore, protettore della sua città di origine, a cui lui è molto legato, e della Madonna, a cui i domenicani sono devoti a partire dai tempi del loro fondatore, San Domenico di Guzman. A 22 anni il domenicano ha compiuto una scelta che lui definisce in linea con un progetto divino che la vita gli ha riservato. Gesù dice: voi non siete del mondo, ma vi ho mandati nel mondo. È ovvio che anche a noi mancano tutte le realtà che potrebbe avere un ragazzo di 22 anni, tra cui la fidanzata, perché non una sua propria vita, con le sue proprie decisioni. Però alla fine il Signore si introduce nella vita e non viene mai come se fosse un carro armato. Viene quando sa lui, nella maniera in cui lui decide, senza che la sua presenza possa sconvolgere totalmente, o alcune volte lo fa, ma sempre con la sua grazia, potesse sconvolgere totalmente la vita degli uomini. La vita di frate Giovanni si basa sui canoni dell'ordine domenicano, la vita comune, la preghiera, lo studio, la predicazione e l'osservazione delle regole. Lui di esperienze sul campo ne ha già fatte. Racconta della predicazione fatta alle prostitute nella zona della periferia di Napoli. Predicare, ha affermato, vuol dire portare la presenza di Gesù dove ci sono persone sfruttate e costrette a vendere il proprio corpo sul ciglio di una strada. Con altri ragazzi, ha continuato il frate, che erano in convento, oltre a pregare per loro in quei posti, abbiamo portato cibo, acqua e una pallottola di conforto umano, ha concluso. Adesso il giovane domenicano, ormai vestito con tonaca bianca e cappa nera come vuole la tradizione, inizierà gli studi presso il convento patriarcale di San Domenico a Bologna. Consiglierei perfettamente questa strada ai miei coetanei, anche ragazzi più giovani o adulti, perché molti magari si chiedono come raggiungere la felicità seguendo che via. E molte volte mai, molte volte non prendiamo in considerazione la scelta che ci propone il Signore. Lui conosce ogni capello del nostro capo, per cui lui sa, lui ci ha plasmati e lui sa qual è la nostra felicità. Quindi magari lui potrebbe dire: Giovanni, Domenico, Giuseppe, Antonio, certo, seguimi, segui me nella via che io ho scelto per te, e chissà se non è anche quella del sacerdozio o della vita consacrata o se non quella di frate domenicano.